Parliamo di musica adesso all'interno del nostro spazio informativo delle 13.30 e sono molto contento di ospitare Fabio Rosso, leader dei Canto Libero. Posso usare la parola leader oppure esagerato? Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ciao Massimo, vabbè, è sempre un po' esagerata, però diciamo così, il portavoce è meglio, ecco. Come si dice? Frontman? Quelli fighi dicono così? Così. Allora, il Canto Libero sono una band che sta andando fortissimo in tutta Italia, che ripropone con tantissimi musicisti di alto livello pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica italiana, in questo caso della storia del grande Lucio Battisti. Sabato saranno a Piacenza al Teatro President per chiudere la loro tournée. Come è iniziata questa avventura dei Canto Libero, che dopo anno dopo anno, Fabio, è diventata sempre più grande, perché poi fate sold out in tutti i teatri d'Italia? Sì, guarda, è partita proprio dal cuore. È stata un'idea che ho avuto 3 anni fa, avendo amato e amando ancora oggi, ancora di più, il grande Battisti e Mordoi stesso. Mi è venuta l'idea di fare proprio una band vera e propria. Così siamo partiti molto seriamente, facendo molti mesi di prove, creando uno spettacolo vero e proprio, poi che è curato nei minimi particolari, con delle videoproiezioni, degli arrangiamenti particolari, senza snaturare comunque la grande musica di questo artista, che è stato, nel modo di vedere, il più grande artista che abbiamo mai avuto in Italia e credo anche uno dei più grandi geni della melodia a livello mondiale. E toccare comunque un mito così della musica italiana è sempre difficile. È sempre molto complicato, perché, ma qua si trattava non tanto di... era un bravissimo cantante, ma era uno che sapeva trasmettere le emozioni ed era uno che ha rivoluzionato la musica italiana e il modo di cantare in Italia, perché lì siamo passati tutto sommato da Gino Latilla a Claudio Villa o ai cantanti neomelodici napoletani, a uno che cantava alla Otis Redding, alla Wilson Pickett, alla Ray Charles. Poi tra l'altro voi siete seguiti anche da Mogol, altro aspetto importante. Vi ha raccontato qualche aneddoto per farvi vivere ancora di più questo spettacolo? Beh, Giulio, sì, è un grande, è un mito assoluto, perché la sua caratteristica principale è l'umiltà. È molto umile, ma l'aneddoto sì, ci l'ha raccontato. Mi ha raccontato come è nata la canzone Penso a te, in macchina da Como a Chiasso, in un piccolo tratto autostradale, dove Lucio gli ha fatto sentire con la chitarra seduto dietro in macchina, gli ha fatto sentire un'idea di melodia, e chiedendogli di poter fare magari in questo breve tratto autostradale il primo rigo. Invece l'ispirazione era talmente forte che a Chiasso la canzone era finita a 17 minuti. Penso un massimo, in 17 minuti a volte si può regalare un capolavoro al mondo intero. Contenti di venire a Piacenza? Molto contenti, è la prima volta. Oggi siamo a Genova, al Politeama Genovese, domani a Torino e poi chiudiamo proprio a Piacenza, che è una città nuova per noi, non ci siamo mai stati. Speriamo di ricevere dagli amici piacentini un grandissimo calore, una bella energia. Noi abbiamo scelto per chiudere questa chiacchierata con Fabio, il frontman dei Canto Libero, proprio un pezzo del grande Lucio Battisti, il pezzo che apre il vostro concerto. Lo presenti tu? È stato riarrangiato appunto dal nostro direttore musicale Giovanni Vianelli in modo esemplare, ed è un pezzo che ha un sapore di quelli che ti fanno entrare in un viaggio virtuale che questo concerto. Prendila così, è anche un modo di prendere la vita, di vedere le cose in maniera comunque sempre positiva e con gioia. E allora prendiamola così, ascoltando Lucio Battisti. Grazie Fabio per essere stato con noi. Ciao Massimo, un grande abbraccio. Grazie ai Canto Libero su Radio Sound, il ritmo di Piacenza, il ritmo che piace.